Pace e bene a tutti, figli, figlie, devote di Padre Pio, sparsi in tutto il mondo e fedelissimi telespettatori di Padre Pio TV. Bentrovati ancora una volta a questa nuova puntata di Caro Padre Pio, che mi ha consacrato, se così posso dire, postino di Padre Pio, perché ho il compito di raccogliere tutte le vostre preziosissime lettere e portarle a Lui. Voglio salutare, come sempre, anche tutti gli amici di, di facebook.com alla voce, caro Padre Pio, e tutti gli amici anche della telefonia fissa al numero 0882 418 380. Oggi è venerdì 18 di ottobre e vogliamo cominciare con la buona giornata che ci dà proprio Padre Pio. Non ti devi confondere a saper conoscere se hai consentito o no a una tentazione. Il tuo studio e la tua vigilanza siano rivolti alla rettitudine di intenzioni che devi tenere nell'opera e nel combattere sempre valorosamente e generosamente le arti maligne del cattivo spirito, eh, come potete ben notare. Oltre a dover fare i conti con le sofferenze, malattie, problemi di ogni genere, lavoro, noi dobbiamo fare i conti anche con Satanaccio o come lo chiamava Padre Pio, perché in tutti i modi cerca di farci cadere, cerca di strapparci dall'amore di Dio, cerca di non farci andare in chiesa, insomma, e di vivere una vita cristiana degna. Certo, cioè, ci mette delle tentazioni e noi le confrontiamo anche quasi come se fossero già peccato, questo proprio no, lasciamolo perdere il demone, quando noi abbiamo respinto una tentazione siamo in grazia di Dio e siamo aumentati nella virtù. Adesso io voglio subito cominciare, ecco riprendendo una lettera di mercoledì scorso del caro Vincenzo che non avevo finito di leggere mentre c'era anche una telefonata che adesso cercheremo di riprendere, allora io ricomincio questa. Lettera di Vincenzo. Ciao caro e venerato padre Francesco, chi ti scrive sono io, quel ragazzo del carcere minorile di Catanzaro. Adesso io sto in una comunità cattolica di un frate francescano che è molto bravo e mi sta aiutando nel cammino di fede verso Gesù. Comunque io prego sempre per voi e voi pregate per me. Io vi ammiro e vi voglio bene anche se non vi conosco, perché se io voglio bene a voi, voglio bene a Gesù. Io spero di ricevere delle risposte da voi perché mi faranno tanto piacere. Io intanto io vi saluto, pace e bene. Che Dio vi protegga, Vincenzo. Ecco, come vedete bene, cari. Fratelli e sorelle è una lettera di Vincenzo che è stato anche nel carcere minorile, molto ma molto positiva, è un ragazzo che io ho avuto modo di ascoltare anche per via telefonica, ha scritto anche altre lettere. Eh, insomma Lui comunque ha anche riconosciuto di aver in certo qual modo sbagliato, ma ecco, in certo qual modo questo carcere gli ha fatto anche del bene. E io mercoledì scorso stavo già leggendo questa lettera quando mi arrivò la telefonata di Giulia. Nella quale ecco, mi diceva che, se non vado errato, adesso un, un suo fratello oppure un parente stretto era stato anche arrestato. Ma non ho capito neanche i motivi. E lui pregava e supplicava intensamente perché, non solo lui, ma anche altri, ecco, fossero rimessi in libertà. Evidentemente, non è chiara ecco, la, la loro colpa. Cara Giulia, ecco, questa notizia anche a me l'altra volta mi aveva toccato il cuore, ma purtroppo non ho avuto un modo ecco, di poter rispondere esaurientemente alla tua chiamata perché eravamo in fine trasmissione. Comunque io voglio supplicare il Signore Gesù, voglio supplicare San Maria Santissima delle Grazie, Padre Pio, e voglio coinvolgere anche tutti voi, cari telespettatori di Padre Pio, di pregare intensamente perché se questi ragazzi stanno in carcere in un modo innocente è la massima dell'ingiustizia che si può perpetrare. Se invece c'è qualche colpa che possa essere... Insomma, possono rinzavire queste ragazze e comunque sia che sia una cosa molto lieve e possono ritornare nell'abbraccio dei loro cari. Adesso voglio leggere una, una testimonianza perché come sempre arrivano sempre lettere molto molto dolorose e che una volta tanto c'è una lettera che ci invita a sperare perché è una grazia ricevuta. Io vi ho detto anche altre volte scrivete anche le testimonianze positive. Mi chiamo Giannina Santinelli, volta possiamo anche dire il cognome perché si tratta di una cosa bella, scrivo da Spirano, Spirano, io non so. ecco, provincia di Bergamo, c'è cioè scritto alla fine provincia di Bergamo, un paese, ecco, già, eh, sì? Pronto. Ah, ecco, c'è anche oggi una telefonata in diretta, non riesco a leggere. allora sentiamo con chi parlo e da dove. Eh, io sono Maria Loreta. Da dove parli Maria Loreto? Sto parlando da Chieti. Da Sisi. Sì. Da Sisi? Sì, sì. okay. eh, Chieti, Chieti Città. Ah, da Chieti, da Chieti. Da... Chieti Città Vabbè. in Abruzzo. Oh, sì, sì, lo sappiamo, dove si trova. Allora, sentiamo Maria Loreto, un bel nome hai. Dimmi brevemente. Eh, brevemente eh, per favore perché la trasmissione non è lunga. Esponi eh, tuoi. Ah, Esponi tu. Ah, ah devo disporre. Sì, 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 non voglio... Non voglio farmi fare portare a lungo il discorso, volevo solo dire allora, che per dimmi. cortesia. Pronto? Pronto, dimmi, dimmi, ti senti. Sì, volevo chiedere per cortesia se potete mettere nelle vostre preghiere, di, eh, che di solito mettete tutti i giorni, chi scrive, chi telefona, mia sorella Angela, sì. mia sorella Angela, che deve superare un'operazione molto difficile alla testa. E mo alla fine di questo mese se Dio vuole purtroppo deve fare questa operazione e potevate metterla nelle vostre preghiere ecco va bene sì va bene. e, e, e un'altra graziella che purtroppo anche questa sta in situazione molto disastrose eh, per i figli che ha lasciato cinque figli mo, cioè, eh, deve tenerli lei questi bambini eh, e se per cortesia può dare e pregare sempre San Padre Dio perché il Signore dia tanta pazienza a questa signora, a questa donna che si chiama Graziella mm. e il marito Domenico per alleviare questi cinque bambini che purtroppo i figli hanno lasciato. Ma è stato... sono, sono andati via e l'hanno lasciati allora i nonni. Ah ecco i nonni, adesso ho capito, sì. Allora va bene così, Maria Loreta, grazie per questa tua telefonata. Io ti voglio dire una cosa molto originale, anche se so che in sala operatoria non si può entrare, ma mi immagino di entrare pure io quel giorno quando tua sorella, se ricordo bene, sarà operata di un'operazione difficile alla testa e mi immagino ecco, di tenerla. Per mano mentre la stanno operando e eh, eh, la raccomando a Gesù, a Pari Pio e a Maria Santissima le Grazie, ma la raccomando anche a tutti i cari telespettatori. E così anche queste nonne che si sono accollate, ecco benedetti, i santi nonni, accollate, la responsabilità di cinque bambine, pensate un po', ma che Padre Pio possa provvedere, ma posso provvedere a, anche attraverso il cuore di tanti eh, fratelli. Ecco, adesso io stavo leggendo appunto una testimonianza. Bella, ecco, di Giannina Sandinelli del, di Spirano della provincia di Bergamo, nella quale è nata e cresciuta. Ecco, fin dall'adolescenza sentii parlare di un frate che si affacciava alle finestre e guariva le persone, ma non avevo mai saputo chi fosse. Un giorno, su una rivista mensile, lessi la storia di una donna guarita da un frate. Si trattava di padre Pio, di cui vidi per la prima Volta alla fotografia, era il 1988. Ritagliai la fotografia e la conservai. Ancora oggi per me è una reliquia. Dopo qualche mese feci un sogno molto singolare, per la verità. C'era il frate della fotografia disteso sul letto. Mi avvicinai e mi accorsi che piangeva. Ma dagli occhi non scendevano lacrime, bensì sangue, sul e sul volto compariva un sorriso. Al momento mi spaventai, poi cercai di non badare al sogno, se non che qualche giorno mio figlio Massimo ebbe un grave incidente. Quindi qualche giorno dopo, quindi ci manca la parola dopo evidentemente. In sala operatoria la situazione era molto tesa, la ferita all'addome era molto seria e a mio figlio fu asportato un rene, lo davano per spacciato. Io non mi resi conto subito della gravità della situazione, ricordo però che c'era un via vai tra i medici e infermieri per tutta la notte. E ancora otto sono costretto a interrompere per una nuova telefonata. Pronto? Con chi parlo e da dove? Brevemente, pronto? Pronto? Brevemente. Pronto, Brevemente, con chi parlo e da dove? Io sono Anna, da Napoli. Ah viva Napoli, sentiamo Anna, poche parole, la trasmissione è breve. Eh. Sì, senta, eh, niente, io diciamo che sono una persona molto credente in Dio e molto cattolica, e, diciamo anche con i miei problemi che ho avuto da, da sempre, però compito sempre nel Signore. Niente, però volevo dire questo, ehm, perché io non riesco ad odiare anche chi mi ha fatto del male. E meno male, meno male. Perché tu vorresti che io ti dicessi che lo devi odiare? Stai in... no, 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 per l'amor di Dio. No, dico, che cos'è questa cosa che dentro di me, che io, anche se qualcuno mi fa del male, io non riesco mai ad odiare. E tu poco fa, poco fa hai fatto una buona intre, un introduzione. Io sono molto cattolica, anche se, oh, se i problemi sono tanti. Io stavo quasi per interrompere e dire, ecco, la, la fede si vede proprio quando c'è la sofferenza. E quindi se tu mi dici che continua a essere una cattolica vera nonostante i problemi e le sofferenze. Allora la conseguenza è questa, che ti porta a mettere in pratica l'insegnamento di Gesù. Gesù che cosa dice? Ti danno uno schiaffo, porgi anche l'altra guancia. Non ti salutano e tu invece salutano. Ti fanno del male e tu invece fai del bene. Ecco, ti maledicono e tu invece benedici. Prega per chi eh, ti vuole mettere all'astro, come si può dire, e poi come coronamento, tutto un bel discorso che Gesù fa, Continua dicendo amate i vostri amici, quindi non solo non devi odiare, non solo devi perdonare, ma addirittura anche amare. Forse all'amore non ancora arrivo, ovviamente non, non ci si riferisce all'amore coniugale, ma all'amore che c'è per esempio tra padre e figlio, tra, tra fratello e sorella, insomma l'amore che ci deve essere tra un cristiano e un altro cristiano, simile all'amore che dobbiamo avere verso Dio. Non so Anna se, se ti ho soddisfatta, ma purtroppo la trasmissione è breve, più lungo di così non possiamo andare. Sei ancora in diretta? Beh, non è più in diretta, allora io posso continuare allora, a leggere la, la testimonianza che una, la lettera testimonianza. Quindi stavo, stavi parlando del, dell'incidente fatto dal, dal, dal tuo figlio. In sala operatoria la situazione era molto tesa, la ferita all'addome era molto seria, insomma, l'hanno aspettato il rene, lo davano per spacciato. Io non mi reso conto subito della gravità della situazione. Ricordo però che c'era un via vai tra i medici e infermieri per tutta la notte. Mio figlio era stato portato in sala rianimazione, tutti sapevano che probabilmente non avrebbe passato la notte, i parenti erano in attesa della brutta notizia, tutti sapevano. Ma a me nessuno aveva il coraggio di dire nulla. Beh, solitamente si fa così a una mamma, si cerca di tenere nascosto. E aspettavo. Arrivato in ospedale, di primo mattino il medico mi prese in disparte. Mi raccontò cos'era cos successo. Mi disse però che inspiegabilmente quella mattina mio figlio stava meglio, che aveva fatto passi da gigante. Allora collegai il sogno fatto con l'accaduto. Le lacrime di sangue presagivano l'incidente. Sarebbe accorso, ma il sorriso del frate sembrava proprio significare che si sarebbe risolto tutto per il meglio. Fu così che decisi di affidare la mia vita e quella della mia famiglia a Padre Pio e incominciai a pregarlo costantemente come faccio tuttora. Ogni mattina mi alzo all'alba per recitare il mio rosario e le mie preghiere. Non ho mai. Non ho mai saltato un giorno e ogni cosa chiesta con la preghiera è stata eseguita. Una nuova interruzione per una nuova telefonata. Con chi parlo brevemente mi raccomando. Io parlo, io sono Teresa. Da dove? Co io da sono da Palermo, però già da cinque, abiti, cinque anni abito a Chignolo Po. Ho un problema molto importante. Ho un figlio effetto discreto sui molti. papà de Savino, io le ho scritto tante volte. Però ho visto la televisione ma non mi è stata mai possibile incontrare che lei abbia letto, senz'altro l'avrà letto magari e io non l'ho seguita qualche volta, non lo so. Comunque sono disperata perché c'è il suo figlio che ha la sclerosi multipla. ha fatto tante sciocchezze, da 15 anni che vado con lui e non ce la faccio più perché sono una mamma sofferente. Si trova in una comunità. Al Sacro Cuore Gesù, fate bene fratelli. Adesso mi dice mio figlio che forse lo devono dimettere. La mia preoccupazione è questa, non è per il fattore dell'acclerose multipa solo perché lui soffre di questa malattia. È senz'altro il fattore che lui dovrebbe andare in qualche altra struttura dove possano integrarlo per farlo entrare in una società, perché forse lui ancora non ha capito che lui ha fatto tanti sbagli, è stato pure arrestato, anni or sono, e io ho paura che lui uscendo mi si cara di nuovo perché ha fatto pure abuse, abuse di sostanze. Quindi si trova in questa struttura perché l'hanno un pochino aiutato e salvato, però non è per me un ragazzo ancora che potrebbe ritornare completamente a casa. Avrebbe bisogno di una struttura perché lui dove si trova sono cose psichiatri, cose di perché ha avuto una depressione, perché ha una vita troppo travagliata. E io la mia preoccupazione è questa, non trovano una struttura dove questo ragazzo possa magari andare e venire e venire a casa, andare Beh, la sera, perché bene, i soldi sì. non ce n'è, non hanno soldi, no? insomma, vi dicono tutte queste cose. Sì, Quindi sì, va bene, non allungatevi. Una preghiera grande per sì. questo ragazzo, da quando Dio, io lo prego tutti i giorni, tutti i minuti. Va bene, va, va bene così cara sorella, ho dimenticato anche il nome, purtroppo è una situazione molto complessa che tu mi hai raccontato, però a me pare di ricordarla, tu dici che non l'hai mai sentita leggere per televisione, io credo di averlo letto perché la situazione che tu mi hai descritto ce l'ho proprio in mente, anche comunque di situazioni, di malattie, di sclerosi multipla, ne ho letto davvero tante. Ora di preciso se è proprio anche la tua, ma sono sicuro che l'abbiamo già letta. Però la situazione è complessa e comunque tuo figlio mi stai dicendo che non si è comportato neanche bene nel passato, ora si trova con questa terribile malattia. Beh, voglio sperare che lui magari possa almeno accettarla, ecco, come purificazione della sua vita passata. Ora il fatto che lo dimettano, se deve andare in un'altra struttura, sono cose che sul momento io non posso certamente risolvere, ma ovviamente anche tu non credi che speri che io possa risolvere una situazione simile. Certamente hai telefonato perché io possa pregare per te, perché possa portare anche questa tua intenzione alla tomba di San Pio e perché possa coinvolgere tutti i telespettatori, perché unendo le loro preghiere possiamo far sì che la situazione si possa risolvere al più presto possibile e nel modo migliore possibile. Vediamo se riesco a terminare. La testimonianza perché ormai siamo quasi, credo, agli sgoccioli della trasmissione, da allora vivo un legame speciale, ed unico con padre Pio: cioè, da quando hai sentito che improvvisamente le cose di tuo figlio andavano per il meglio, ti, sei diventato molto devota a lui, e quindi a padre Pio che mi preannuncia sempre in modi diversi l'arrivo di qualcosa di importante nella mia vita. In realtà, padre Pio tante volte preannuncia anche con il famoso profumo che tutti conoscono. L'ultimo episodio risale alla notte tra il 31 di maggio del, 19, del 2013 e il primo giugno, in cui ho sognato Padre Pio in piedi vicino al letto, che sorridente spalancava le braccia. Io non stavo molto bene e dopo qualche giorno sono stato ricoverato per una fortissima anemia che mi causava seri problemi nella conduzione del mio normale stile di vita. Il tutto si è risolto per fortuna in modo positivo ed ora sto decisamente meglio. Purtroppo non posso effettuare un viaggio così lungo da Bergamo a San Giovanni Rotondo per venire a far visita alle spoglie del santo a me tanto caro. Ma vengono tanti anche da parte molto ma molto più lontana. Così ho pregato mio figlio con la sua famiglia, di portargli i miei saluti e insieme consegnare questa mia testimonianza di fede. Giovanna Sandinelli, Spirano, Bergamo. Io ti ringrazio con tutto il cuore ecco, di questa testimonianza. Finalmente, ecco, vedi, tu hai dato la testimonianza non di una grazia, ma addirittura di due grazie che tu hai ricevuto da Padre Pio e voglio stimolare tutti coloro che, che ricevono grazie di scriverle. Non, la regina mi dice di chiudere neanche la preghiera, allora non posso fare neanche la preghiera finale e io vi saluto calorosamente, anzitutto e vi invita a essere sereni nella gioia, nella positività di pregare, non solo per i vostri problemi, ma per pregare per tutti e a tutti dico ancora una volta pace e bene.